Beh, hai messo praticamente a fuoco tutto il resto dell'arrosto, o quasi. Dunque, imperator, il primo che si definisce imperatore è Scipione. Scipione ha sconfitto il più grande nemico di Roma. Tu hai citato uno degli uomini che lo fanno grande, ce n'è un altro che era la terza presenza sul fronte della tomba degli Scipioni. Non c'era l'Emiliano, quindi non c'era il vincitore di Cartagine, che aveva il torto di essere adottivo e aveva il torto di non aver prodotto ciò per cui era stato cooptato nella famiglia, adottato nella famiglia, cioè di non aver fatto figli, perché i figli di Scipione l'Africano, per un motivo o per l'altro, uno era una figura ignobile, l'altro era malaticcio, malandato, eccetera, non aveva dato figli. Quindi l'Emiliano, poi oltretutto inviso alla madre dei Gracchi, eccetera. Per cui non c'è lui, c'è Ennio, il terzo è Ennio. E Ennio tenta, secondo me, nel libro è detto, tenta un processo di evemerismo. Simile a quello che Annibale aveva tentato su se stesso. Che cosa dice la dottrina di Evemero? Dice: io ho visto in una remota isola della Pancaia, Ozen, Eliu, Antolaia e Isin, dove ci sono le radici del sole, ho visto la colonna su cui ci sono le imprese di Giove. Giove era un uomo come tutti noi, diventato Dio per ciò che ha fatto. Quindi voi mettete un monumentum aere perennius, perché anche la poesia, anche la storia può farti Dio molto più addirittura del bronzo. Però Annibale aveva messo un'iscrizione in bronzo con le sue gesta nel tempio di Era Lacinia, nel santuario di Era Lacinia. È un fenomeno di evemerismo che Scipione recepisce. Non è un caso che Ennio scriva un Euemerus, e non è un caso che il più celebre testo di tentativo di fare un dio di Scipione sia il famoso dalla palude Meotide fino agli estremi confini del mondo ad occidente. Non c'è nessuno che possa eguagliare le gesta di quest'uomo, che è più grande di Alessandro, che è un personaggio straordinario, l'uomo di cui la terza parte del mondo costituisce il suo. È lo stesso Scipione che lo avrebbe chiesto ai senatori: scusate, da dove viene il mio cognomen ex virtute, se non ex tertia parte orbis, cioè dalla terza parte del mondo, africano. Io sono colui che ha questa realtà. E naturalmente comincia la lotta, perché nelle origines Catone, che è colui che lo butta giù a spallate dal trono, ma lo butta giù a spallate con l'appoggio di buona parte dell'aristocrazia, perché altrimenti non ce l'avrebbe mai fatta buttare giù l'africano, Catone scrive le origines, e nelle origines non ci sono i nomi dei comandanti. Tutti i comandanti sono uguali perché sono espressione dell'aristocrazia romana e del Senato di Roma. Però la strada è quella, si arriva alle restaurazioni di Silla. E tu hai parlato di Silla, ma l'altro restauratore perdente è Catone, cioè è Catone Uticense. Catone Uticense, e lo ha capito benissimo, c'è cioè una parte del discorso di Cassio nel Giulio Cesare, quando Cassio dice: io non accetto che uno mi condanni o possa essere clemente con me se è un mio pari. Ma il Cassio di Shakespeare non è altro che Catone, il Catone Luticense. Catone Luticense dice: no, chi sei tu per riservarmi la tua clemenza? Io muoio in nome di un più modello. Dante l'ha capito benissimo: nobiltà che si, libertà che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Però l'aristocrazia, e qui le due aristocrazie che tu hai ricordato, cioè l'aristocrazia delle origini, l'aristocrazia apparentemente in declino dell'ultimo secolo dell'impero,
e l'aristocrazia dei Soldatenkaiser hanno in comune un problema. Lo sanno molto bene i saggi d'Oriente, che hanno una maturità politica probabilmente molto più pronunciata dei romani, Filone d'Alessandria, Strabone, lo dicono molto chiaro. Togliete di mezzo l'aristocrazia. L'aristocrazia è fonte di guerre civili. Perché? Perché tra tanti aristocratici alla fine ne deve rimanere uno solo. Ne deve rimanere uno solo, sono profetici, e difatti succede lo stesso poi anche con l'aristocrazia degli imperatori soldati, cioè col fatto che il valore militare sia di per sé, io credo che, poi questo me lo devi dire tu, io credo che persino il gesto di Napoleone di mettersi la corona in testa si richiami a questo discorso dell'Optimus. Io la corona, a differenza di voi, me la sono meritata. Questo è il discorso che questi uomini fanno. Però la regola del più semplice, la regola del più semplice prevale. Qual è il discorso di Augusto? Cesare è un grande uomo, ma è vir certe memorabilis, sed belli quam pacis artibus memorabilior. È stato detto di Scipione, ma credo si possa dire anche di Cesare. Cioè, un uomo certo degno di essere ricordato, ma più per le arti della guerra che per quelle della pace. Lui non capisce la realtà che deve affrontare. La realtà che deve affrontare non sono le strutture del potere. In fondo bastano poche cose: un imperium proconsulare maius et infinitum, cioè il comando di tutte le legioni, la somma del potere civile, cioè la tribunicia potestas, e in realtà il potere ce l'ha in mano. Cesare si copre di orpelli. A un certo punto un grande storico lo dice già Svetonio, lo colmarono di onori quasi come fosse un animale destinato al sacrificio, e Cesare se li lascia mettere addosso questi onori, e alla fine muore sotto i pugnali dei congiurati. Augusto no, Augusto è quello che non figura mai. Augusto è quello che dice: ma io ho restituito la Repubblica. E però in realtà tutto il potere nelle sue mani, e giustifica questo potere con che cosa? Con quella costruzione del suo straordinario apparato propagandistico. Lui dice una cosa: noi eravamo il popolo pius, pulcher, sanctus, egregius, atque magnificus, cioè che cosa? Eravamo il popolo eletto. E gli dèi ci proteggevano perché noi eravamo il popolo della fides e il popolo della virtus. Più ancora della fides che non della virtus, perché la fides nobilita la virtus. Se noi eravamo questo, abbiamo commesso un peccato originale. Io ho anche un'idea di quale fosse questo peccato originale. Credo che fosse la violazione di uno degli arcana imperi più giustamente custoditi, che si verifica all'inizio delle guerre civili. Cioè, noi abbiamo infranto il nomen sacrale di Roma, lo abbiamo reso esplicito, lo abbiamo reso palese. È il nome di una divinità o è il nome della città stessa? Io credo sia il nome della città stessa. È diverso, perché se voi avete il nome della divinità, il tenerlo segreto impedisce il rituale dell'evocatio, cioè del chiamar fuori gli dèi che proteggono la città, come è stato fatto con Veio, come è stato fatto con Cartagine, forse come è stato fatto con Gerusalemme, secondo altri. Se invece è il nome della città, è un tabù verbale come il tabù del tetragrammaton ebraico, cioè voi non la potete pronunciare, se no la desacralizzate. Ma non importa, noi abbiamo distrutto uno degli scudi che proteggono l'invulnerabilità di Roma. Gli dèi ci hanno punito, non, questo è il discorso della propaganda augustea, non facendoci espugnare dagli altri popoli che non se lo meritano, ci siamo espugnati da soli.
ci siamo lacerati le viscere con le nostre mani, le guerre civili sono il prodotto del nostro sacrilegio. E lui cosa dice? Dice: io sono quello che ha ricomposto l'antico patto con gli dèi. Pax è un termine che esiste pochissimo prima di Augusto, e l'ara pacis è l'ara del patto, paciscor e pactum, cioè è l'ara del patto, l'ara del patto con gli dèi, che non a caso nasce nel 9, nello stesso anno in cui la provincia d'Asia, cioè la più grande delle province pacifiche dell'impero romano, delle province non armate, vota tramite il suo concilio una delibera che a noi ricorda certe cose, cioè che il genetliaco dell'imperatore sarà equiparato a un nuovo inizio, a una, l'era asianica, ad un nuovo inizio del mondo. Il genetliaco di Augusto è in sostanza il giorno di Natale, vogliamo metterla per di lì, scusate il parallelo, ma è un parallelo che serve a farvi capire qualche cosa. Di lì comincia un nuovo rapporto con gli dèi, che passa attraverso la figura di un uomo, che è la figura di Augusto. E da quel momento in poi cambia tutto. Quel momento in poi cambia tutto perché lui può dire nelle sue geste: queste cose sono state fatte aut a me o da me, complemento da gente, aut per legatos meus auspicis meis, ma i legati sono per, sono complemento di mezzo, sono un mezzo, sono lo strumento degli auspici dell'imperatore. Cioè è cambiato il mondo. E il mondo cambierà ancora di più se voi al centro del mondo mettete, invece di un imperatore che tutti hanno visto morire, che è una figura dilettante, come dice Mazzarino, perché dopo di lui ce ne sono stati tanti altri, Mazzarino cita il feriale Duranum, cioè il ricordo delle festività dedicate ai vari imperatori nei corsi dei secoli, ci mettete un essere che il credo che professiamo noi, o se volete l'inizio del Vangelo di Giovanni, è una creatura extraontologica, cioè al di fuori del tempo, perché è prima del tempo. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Se questo Logos si è incarnato, il tempo non è più ciclico, il tempo non tornano più. Non possono più tornare i secoli d'oro, re deunt Saturnia regna, eccetera eccetera. La freccia del tempo è destinata ad andare avanti da quel momento lì per sempre. È l'intuizione di San Paolo quando scrive, è un romano. La stessa spada che hanno a fianco gli uomini del potere nelle lettere ai romani, hanno la spada al fianco. Ma dov'è che si trova lo ius gladi se non nelle mani del governatore della Giudea? Di qualunque governatore, ma del governatore della Giudea. Il governatore della Giudea ha lo ius gladi, ha la spada al fianco. Cioè Paolo è un lealissimo civis romanus, è un uomo che a un certo momento cerca di salvaguardare anche il mondo ebraico. Il ripudio del mondo ebraico lo obbligherà, secondo me, a un certo punto a scegliere, e lui calcherà un certo modello sul modello che è stato il grande modello augusteo per la struttura della Chiesa. Ecco. Dopodiché tutto va avanti in un certo modo e diventa sempre più difficile liberarsene. Il Senato che ha chiesto... Il Senato non è mica a caso che il Senato dica: ma noi facciamo il servizio militare. Sono i soli senatori per cui il servizio militare è obbligatorio. Il tribuno militare Laticlavio, con la larga banda di porpora, uno su sei della legione, è un senatore. Il senatore, per cominciare la sua carriera, deve fare il servizio militare, e questo lui lo vanta come requisito.
Peccato però che ben presto disattenda questo compito e cominci a fare il furiere. E allora naturalmente quelli di cui hai parlato tu, cioè gli uomini cresciuti nelle armi, i cosiddetti viri militari, gli uomini che costituiscono il gruppo, che a un certo punto sostituiscono i neghittosi senatori nel mestiere delle armi, reclamino quel potere e abbiano quel controllo sugli eserciti per quasi un secolo che i senatori di Roma non hanno più, perché un senatore romano che se ne sta al caldo nell'ufficio del campo a passare carte, a faire de la marbrerie, cioè a scolpire sul marmo, come direbbe Asterix, cioè voi sapete che in Asterix i decreti sono tutti scolpiti sul marmo, lui se ne sta in ufficio a fare il furiere ed è il tribuno Angusti Clavio di origine equestre che va nelle foreste della Germania o nei deserti della Siria a combattere contro i parti o contro i germani, e questo a un certo momento sposta poi e delegittima il senato tradizionale, il quale ha una realtà straordinaria, perché bene o male tutta la tradizione stoica viene di lì, tutta la tradizione stoica fino a Marco Aurelio viene di lì, però ha tradito uno dei suoi compiti fondamentali, quello per cui ha deciso di accettare di prendere le armi. Naturalmente il tentativo di restaurazione di Diocleziano non può andare a buon fine, insomma. Ecco, questo è uno dei grandi filoni, ma naturalmente qui ci vorrebbero diversi corsi universitari per dirvi un po' tutte le cose che sono contenute, che sono osservate all'interno del volume. Tu hai ricordato Felicitas e Fortuna. Non è un caso che, per esempio, Settimio Severo riprenda all'inizio, quando si proclama successore di Pertinace, sceglie Felicitas, che Felicitas che è dovuta precedentibus meritis, che risponde ai meriti pregressi, e Fortuna che invece sine ullo merito e sine ulla distinzione bonorum et malorum, cioè la fortuna tocca per capriccio degli dèi, tocca per capriccio a chiunque, però diventa una forma trascendente, cioè sposa modello trascendente. Settimio Severo mette la statua di Fortuna una sera nella stanza da letto di Caracalla, la sera dopo nella stanza da letto di Geta, fino a che poi Caracalla non diventa Geticus, e lui si arrabbiava moltissimo quando lo chiamavano Geticus, cioè che non è vincitore dei Geti ma assassino di tuo fratello, Geticus nel senso che taglia la gola a suo fratello tra le braccia di sua madre, il buon Caracalla, e la fortuna passa tutta dalla sua parte, ma qui di meriti ce ne sono pochi se accettate lo scherzo. Va bene, io... No, spiegagli la filosofia, perché dobbiamo sottolineare il fatto che Roma, civiltà non filosofica, come è noto, tuttavia deve alla filosofia stoica una importantissima legittimazione del concetto di imperium nel secondo secolo dopo Cristo. Cioè, Secondo me addirittura c'è un precedente, e curiosamente il precedente non è stoico, è un precedente epicureo. È il precedente, io sono convintissimo che il primo a donare questo insegnamento sia stato Filodemo di Gadara. Filodemo di Gadara è il grande filosofo epicureo che è allevato, cresce, vive a un certo punto all'interno della Villa dei Papiri.
della Villa dei Papiri, che appartiene a Calpurnio Pisone, il suocero di Cesare. E Filodemo di Gadara scrive un primo speculum principis, cioè un primo straordinario compendio di educazione, come deve essere il principe ideale. Ora, chi sia il principe ideale a cui è destinato questo speculum, io credo sia chiaro, è Cesare. Ma questa tradizione tornerà poi, attraverso uno degli uomini, secondo me, più importanti e meno conosciuti, che è Musonio Rufo. Musonio Rufo è uno straordinario personaggio, è considerato il Socrate romano, cioè un personaggio che educa generazioni di sapienti. Educa generazioni di sapienti, va in esilio 2 o 3 volte, adesso non sto ad approfondire la cosa, perché, ma sembra che nessuno lo tocchi mai fino in fondo, perché tutte le volte se la cava. Addirittura c'è una delle non molte osservazioni che io mi sono sentito di rivolgere a un gigante del pensiero, può sembrare presunzione da parte mia, lo tratta da mosca cocchiera, e questo gigante del pensiero è Ronald Syme, il quale dice: ma si mescola a questa missione, siamo all'epoca del Longus et Unus Anus, è appena finita la guerra civile, lui si mescola e arringa i manipoli delle legioni vittoriose, che sono tra l'altro legioni pannoniche, è la Galbiana, è la Settima Galbiana che ha sconfitto le forze di Vitellio nella seconda battaglia di Bedriaco, con la legione comandata da... adesso il nome non mi viene, ma insomma vado tutto a memoria, per cui mi perdonerete. Da un personaggio che Tacito definirà pace pessimus quam vis bello non spernendus, pessimo per la pace, benché non fosse male, non fosse tutt'altro che disprezzabile in guerra. Adesso mi viene Giulio Civile, non è naturalmente Giulio Civile, vabbè, non ci penso, mi verrà in mente, ve lo dico dopo se mi torno in mente. E lui arriva dentro e Syme dice: ma cosa ci stava a fare questo se era intrufolato? Ma come fai a dire che si era intrufolato in una commissione, in un gruppo di senatori in cui si conoscevano tutti e lui li aveva educati quasi tutti lui? Tutta questa gente qui lo conosceva, era maestro di filosofia da quasi 20 anni. Lo conoscevano tutti, l'avevano preso in mezzo perché era un personaggio che in quel mondo era legato a Plinio il Giovane, legato prima ancora a Plinio il Vecchio, legato a quel mostro di personalità che è il grande comandante, questo qui il nome me lo ricordo, perché si chiama Virginio Rufo, non Musonio Rufo. Virginio Rufo è il legato della Germania a cui le legioni hanno offerto l'impero prima di offrirlo a Vitellio. E questo dà forse la più bella definizione di imperium, adesso ve la dico in latino, dove si vede che cos'è la dimensione metafisica dell'imperio. Lui dice, questo rifiuta 2 volte l'impero, rifiuta 2 volte l'impero, poi al termine, diciamo così, morto Domiziano, Nerva lo coopta perché sia console con lui, perché è un modello, ha rifiutato 2 volte l'imperio, le legioni si agitano, tanto che
Nerva a un certo momento, per tenere buone le legioni, sceglierà Traiano, dice così state fermi lì perché attorno a Traiano non ci va nessuno, grande soldato, amatissimo dalle truppe, eccetera, eccetera. Lo stesso Saim dice non era chiaro se l'impero sarebbe stato evitando una guerra civile o dopo una guerra civile, ma non poteva essere lasciato nelle mani di Nerva, e Nerva sceglierà. Però prima di scegliere Traiano si accosta questo eroe, diciamo così, della legittimità, se lo accosta e lo prende per un terzo consolato, solo che questo ormai vecchio, Virginio Rufo, cade dal palco, si rompe il femore e muore qualche mese dopo delle conseguenze della cosa. L'epitaffio che ci è trasmesso da Plinio il Giovane, che era molto legato a lui, in una delle lettere di Plinio il Giovane, per me è la più bella definizione di imperium, è il più bel elogio all'imperium che sia stato fatto nella letteratura latina. Lui dice «Hic Virginius jacet Rufus», qui giace Virginio Rufo, «pulso qui vindice quondam», vindice era un ribelle gallico che lui aveva sopraffatto e ucciso, «pulso qui vindice quondam, cacciato, il quale cacciato vindice un tempo, imperium bis adseruit non sibi sed patrie», affermò, certificò l'imperium, e questo l'imperium qui è veramente la valenza metafisica, cioè è l'impero nella sua capacità di sopravvivere, quasi fosse l'aquila nel cielo di Dante. A un certo punto voi sapete che anche Dante, tu ricordavi prima il problema del doppio potere, il sedicesimo libro del Purgatorio, ha unito il pastorale e la spada, Bonifacio VIII, è esattamente questo, cioè dice certificò l'imperium, accreditò l'imperium non a sé ma alla patria, e badate che la patria è esattamente la seconda e la più alta delle patrie ciceroniane, cioè è ciò che rende sacro l'impero di Roma, la realtà di Roma, l'essere, l'identificarsi con l'idea stessa di Roma, se volete la civitas, volete l'ultima definizione, la civitas hominis invece della civitas dei, perché badate che non è una urbs hominis, è una civitas hominis al posto della prima della Civitas Dei. Naturalmente la Civitas Dei è quel modello che abbiamo detto vincere poi alla fine. Ecco, questo secondo me è un po' quello che posso dire. Naturalmente questo produce che cosa? Produce l'impero degli Antonini. Produce l'impero degli Antonini quando a un certo momento finiti i martiri senatori, perché non c'era solo un senato corrotto, c'era un senato martire accanto al senato corrotto, c'era il senato delle vittime anche di Vespasiano e di Claudio, ma Vespasiano e Claudio poco, Nerone e Domiziano. Nerone e Domiziano fanno strage di senatori, e c'era questo senato che rivendica il diritto di governare, e cioè c'è l'impero degli imperatori filosofi. Degli imperatori filosofi, cioè non tanto Traiano, ma Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio. E Traiano prima di loro, che forse è il più grande dei quattro, ma questo è un altro discorso, perché Traiano è veramente l'optimus. Ma l'optimus non è Jupiter Optimus Maximus, l'Optimus è l'Aristos di taglio greco, è il migliore che viene riconosciuto da tutti, addirittura diventa un personaggio della letteratura medievale, lo vedete in Dante, lo vedete, ecco, l'età, la grande età dell'impero romano che Gibbon ha celebrato come la più grande età dell'uomo ancora nel suo lavoro. Basta, ho parlato anche troppo.